Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qua con un nuovo video. Dopo i video precedenti degli spari andremo sempre anche oggi a fare la comparazione dello Zip 180 più lo Zip di Davide, di cui ho già presentato, vi lascio il link in descrizione. Vi ricordo solamente essere motorizzato Too Fast 70. 70 con 19 Polini Evolution, accensione Polini. Ok, quindi da regolamento Polini. Io prima di lasciare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina. Da FaroTube è tutto, vi lascio al video, un saluto. 3, 2, 1, via! Dai che questa è quella buona! 3, 2, via! Purtroppo ci dobbiamo fermare qua con il video perché la mia telecamera ha deciso di grippare il file e da qui in avanti si vede tutto con colori particolari, verdi, viola, quindi è diventato un disastro, quindi ho dovuto tagliare e la conclusione la metterò io come finale, insomma. Allora, ci tenevo a commentare il video che abbiamo visto adesso, quindi dello Zip Too Fast contro il mio 180. E chiaramente chi avrà visto questo video sicuramente avrà visto anche quello contro il Gilera Ice 100cc testa rossa Malossi, che vi invito a guardare giusto per avere una comparazione tra il 180 e i motori da pista 70 o 100cc che dir si voglia, che sono due motori completamente diversi e opposti. Che cosa abbiamo notato? Abbiamo notato chiaramente che il mio bloccone, chiaramente si sapeva già, è molto coppioso, quindi riesce a stare comunque davanti al 70cc Too Fast, che chiaramente è un motore di tutto rispetto e quello che abbiamo visto nel video è stato preparato totalmente per correre in pista, quindi non è un motore assemblato in casa con alcuni lavori fatti e altri no, è un motore completo. A mio grande stupore siamo riusciti a stargli davanti grazie alla coppia in ripresa, in partenza e in ripresa, poi in allungo chiaramente il 70cc Too Fast ci riesce a riprendere. Per quanto riguarda invece lo sparo che abbiamo fatto contro il Malossi, quindi il Gilera Ice 100cc, 95cc prigionieri interni, anch'esso preparato totalmente per correre in pista, quindi testa, fasature, carter, non abbiamo avuto la meglio, in quanto chiaramente è una cilindrata maggiore, ha già più coppie di un 70, quindi riesce a prevalere anche in partenza. Che cosa dire quindi dopo aver visto questo video? Io chiaramente ve l'ho voluto portare per far vedere finalmente che differenze ci sono. Vi lascio dicendovi però che i due motori hanno caratteristiche ben diverse, infatti hanno la parola motore solamente in comune, tutto il resto è completamente opposto. Stiamo parlando infatti del 180, che è un motore molto tranquillo, è un motore molto coppioso, è un motore che consuma poco, è un motore che non ha bisogno di manodopera ed è proprio il classico motore che va bene per andare a prendere il pane, cioè non si rompe mai, lui va sempre, lui è ignorante, è cattivo, lui esprime coppia, è un motore che lavora di coppia, un motore che fa, quando ha anche lavorato, 11.000 giri al massimo, non di più. È un motore su cui bisogna lavorare di coppia. I 70 e i 100cc invece lavorano di giri, quindi lavorano
completamente in maniera opposta. Ed è anche per questo che quando si vuole andare a lavorare un 180 non si vanno a fare tutte le modifiche, si vanno sui 70. Ci sono delle altre cose da vedere proprio perché lavorano in maniera opposta. Chiaramente per quanto riguarda i 70 e 100 cc, seppur il 100 ad esempio è superiore, ha molto più bisogno di manodopera, ha molto più bisogno di continue carburazioni perché risente molto di più dei cambi di temperatura. Anche la messa a punto chiaramente è più complicata sul 70, mentre il 100 cc, avendo molta coppia, si può abbordare qualunque cosa che lui tanto tira e va. Poi chiaramente le prestazioni cambiano, però intanto funziona tranquillamente. Io spero di essere stato utile, finalmente di aver risposto alle classiche domande, ma il 180 rispetto al 70, ma il 180 rispetto a un 100, ma il 180 rispetto a uno scooter da pista, li avete visti a grandi linee. Poi chiaramente il mio 180 è originale, quello che monto sotto lo zip al momento è originale, quindi termica originale, carte originali, pacco lamellare originale e un 25, quando invece per farlo comunque andare già abbastanza bene di solito ci si mette su un 30. Pacco lamellare maggiorato, già lì cambia tantissimo. Si fanno i carter perché ha dei carter piccolissimi e il cilindro lavorato con una testa adeguata fa tanto, anch'esso per quanto riguarda chiaramente anche lo scarico. Quindi il motore 180 comunque è originale. Se fosse stato lavorato, bah, non saprei. Io spero di aver chiarito ogni dubbio. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina per ricevere ulteriori notifiche di quando uscirà un nuovo video. Da fare YouTube è tutto, un saluto, alla prossima!